Bisogna recuperare il valore della fraternità per costruire una società giusta e una pace duratura. Così Papa Francesco si è rivolto ai partecipanti al sesto forum internazionale Migrazione e Pace tenutosi a Roma in questi giorni. L'evento, organizzato dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, lo Scalabrini International Migration Network e la Fondazione Konrad Adenauer, si è focalizzato sul tema integrazione e sviluppo, dalla reazione all'azione. Un binomio senza il quale, ha osservato il pontefice incontrando i partecipanti in Sala Clementina, non è possibile leggere le attuali sfide dei movimenti migratori e della costruzione della pace. Tre testimonianze hanno preceduto l'intervento del pontefice, storie di famiglie costrette a cercare in un paese estraneo un futuro più degno per i propri figli. Accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Secondo Papa Francesco, la risposta al drammatico scenario dei flussi migratori si articola in queste quattro azioni, da compiere singolarmente e collettivamente. L'integrazione, che non è né assimilazione né incorporazione, è un processo bidirezionale che si fonda essenzialmente sul mutuo riconoscimento della ricchezza culturale dell'altro. Proteggere questi fratelli e sorelle è un imperativo morale da tradurre adottando strumenti giuridici, internazionali e nazionali, chiari e pertinenti, attuando programmi tempestivi e umanizzanti nella lotta contro i trafficanti di carne umana, che lucrano sulle sventure altrui, coordinando gli sforzi di tutti gli attori, tra i quali potete stare certi, ci sarà sempre la Chiesa. L'impegno a favore dei migranti, dei profughi, dei rifugiati è un dovere di giustizia, ha proseguito Francesco, affinché tutti in ogni parte del mondo possano beneficiare dei frutti della terra, evitando così che si allarghi il divario tra chi più ha e chi deve accontentarsi delle briciole. Non può un gruppetto di individui controllare le risorse di mezzo mondo. Non possono persone e popoli interi aver diritto a raccogliere solo le briciole. È necessario, può sentirsi tranquillo e dispensato dagli imperativi morali che derivano dalla corresponsabilità nella gestione del pianeta, una corresponsabilità più volte ribadita dalla comunità politica internazionale, come pure dal Magistero. Di fronte alle tragedie che marcano a fuoco la vita di tanti migranti e rifugiati, la domanda che Dio pone all'uomo fin dalle origini, dov'è tuo fratello, interroga le coscienze di ognuno di noi. Per un cristiano, l'ospitalità offerta al forestiero, ha aggiunto Papa Francesco, equivale a spalancare le porte a Cristo, come è scritto nel Vangelo di Matteo: ero straniero e mi avete accolto. Per questo è necessario un cambio di atteggiamento verso i migranti e rifugiati da parte di tutti. Il passaggio da un atteggiamento di difesa e di paura, di disinteresse o di emarginazione, che alla fine corrisponde proprio alla cultura dello scarto, ad un atteggiamento che abbia alla base la cultura dell'incontro, l'unica capace di costruire un mondo più giusto e fraterno, un mondo migliore.